Sì, grazie. Vabbè, approfitto di questo intervento. È un po' il rituale che il Presidente della Commissione Bilancio risponda a un'interrogazione, perché normalmente lo fanno gli assessori, però ben volentieri per chiarire a una collega un dubbio relativo a un atto presentato in aula. E magari se mi ascolta la collega, forse poi la prossima volta. Sì, ho capito. Vabbè. Dunque, innanzitutto volevo rispondere. E faccio un unico intervento così diciamo, impieghiamo 2 minuti e chiariamo un po' di situazioni. Allora, io condivido quello che dice il consigliere Figliomeni, che presto credo avremo in commissione, e questo sarà sicuramente motivo di stimolo e di approfondimento diciamo, anche in divenire per poter chiarire tanti aspetti. Il discorso dei debiti fuori bilancio, sul perché si sono attivate tutta una serie di procedimenti che ha così ben descritto, oltretutto essendo esperto del campo, essendo avvocato, derivano dal fatto che c'è stata un'inerzia amministrativa che la politica che ci ha preceduto evidentemente ha assecondato, perché se no oggi non avremmo da portare, diciamo, in discussione e approvazione debiti che risalgono ancora oggi alle amministrazioni Alemanno e Marino. Quindi è chiaro che effettivamente, insomma, è servito del tempo per ricostruire le pratiche e portarle in votazione. Questa è la prima. Sul discorso della confusione degli atti, vabbè, è chiaro che parliamo comunque di atti abbastanza tecnici. Nel caso specifico, gli eventi che hanno portato alla determinazione di una somma urgenza e all'iscrizione di un debito fuori bilancio effettivamente risalgono al 2014, quindi la parte. Cioè quegli eventi alluvionali che hanno caratterizzato, se non ricordo male, il periodo fra gennaio e febbraio 2014. Poi l'iter amministrativo ha richiesto, essendo anche lì diciamo, intervenuta una certa inerzia da parte della politica che non ha approvato, partendo dall'amministrazione municipale, il debito a suo tempo, quindi riconoscendone la legittimità per farlo approvare in aula, ha determinato che questa amministrazione si è dovuta far carico anche in questo caso della ricostruzione delle pratiche, della posizione su documentazione che già era stata verificata, ma non era stata di fatto ratificata per essere portata a corredo nella discussione della delibera, prima in municipio e poi in aula, da cui derivano le postille, le precisazioni e la presa di responsabilità dei nuovi dirigenti che hanno posto la firma e i timbri esattamente dove ha indicato la collega, per poi arrivare con la nuova amministrazione al riconoscimento del debito, e quindi nel 2018 il Consiglio Municipale ha approvato il riconoscimento del debito che oggi, in base a quello che è l'iter amministrativo diciamo, determinato dai regolamenti e dalle leggi, approda in aula per l'approvazione definitiva. Io credo, l'ho sempre detto e lo ribadisco, la Commissione Bilancio è aperta e accoglie, proprio perché tratta una materia particolarmente complessa, i colleghi consiglieri a prescindere dalla loro appartenenza o meno alla Commissione. Per cui ritengo che magari periodicamente una visita alla nostra commissione, dove accogliamo ovviamente i colleghi con enorme piacere, potrebbe far comodo per rendere più chiara questa ostica materia. Grazie.